Avete mai provato a confrontare il modo di parlare di un inglese con un italiano o uno spagnolo? Oppure vi è mai capitato di ascoltare due greci di madrelingua che parlano fra di sé? Vi assicuro che nel fare questi paragoni c'è da spassarsela un sacco. Perché? Perché il cittadino inglese, molto british, è composto, è contenuto, è pacato. Gli italiani e gli spagnoli invece sono il massimo dell'essere estroversi, con un'esplosione di colorature eccezionali, a volte anche abbastanza sopra le righe. E i greci, se parlano fra di sé, sembra che stiano per accoltellarsi e litigare da un momento all'altro, ma non è vero, tutt'altro. Questo per dirvi cosa, ragazzi? Per dirvi che nel modo di esprimere le emozioni, eppure l'essere umano pressoché da tutte le parti avverte come le medesime, ogni etnia, ogni area geografica, ogni popolo ha le sue peculiari caratteristiche. Tutto questo chiaramente si riflette nell'universo stellato dell'arte, della musica, della letteratura. Quando si tratta di descrivere o raccontare le emozioni, sarò di parte, ma credo che arte più eloquente ed immediatamente recepibile come la musica non ci sia. Allora, e prometto di non tediarvi con musiche lunghe, almeno questa volta, cari ragazzi, voglio farvi notare questa peculiarità nell'emozione della gioia, nell'esprimere l'allegrezza. E voglio farlo con due autori di due aree geografiche del mondo non lontanissime, però sicuramente diverse per indole di popolo. Andiamo in Inghilterra, sul finire del 1700, dove il compositore e organista Samuel Weasley, esatto, lo stesso cognome di Ronald Weasley per gli amici Ron di Harry Potter, componeva un suo Voluntary in fa maggiore. Che cos'è un Voluntary, ragazzi? Beh, un Voluntary è una composizione specialmente per organo che nel suo originale significato indica una pagina libera, una composizione che il musicista realizza senza particolari vincoli di stile o di significato per introdurre o concludere un momento particolare nell'organo, chiaramente per introdurre o concludere una celebrazione liturgica come potrebbe essere la messa o i vespri. Bene, Weasley compone questo Voluntary che deve esprimere allegrezza, perché è un Voluntary per un finale, per il finale di una celebrazione da commentare con l'organo. Ora, quando il Voluntary arriva per le mani di Weasley per dover essere composto, ha subito una trasformazione, perché fra i primi del 1600, quando diventa prassi abbastanza comune comporre i Voluntary in Inghilterra, a Samuel Weasley, che nasce nel 1766, di mezzo in Inghilterra c'è stato Handel, Georg Friedrich Handel, il grande compositore tedesco di piena epoca barocca, che ha dato un input formidabile alla musica inglese, con le sue opere, con le sue composizioni strumentali, con i suoi concerti per organo e orchestra, ha portato tutta la limpidezza, l'energia, la vitalità del barocco tedesco. Questo ha influenzato tantissimo la musica inglese, e quando Weasley compone questo Voluntary, la lezione di Handel è ben chiara nello stile del compositore inglese, perché realizza questa pagina con tutte le coloriture, le fioriture e le energie proprie di una musica barocca tedesca, con una differenza: non perde mai la compostezza british. Ovvero, in lingua inglese, quando si studia l'intonazione della lingua, si dice che si studia il distress, cioè il modo con cui i parlanti nativi dell'Inghilterra intonano la frase da pronunciare oppure intrecciano un dialogo fra di sé. L'intonazione britannica è sempre molto composta, molto quieta, molto formale, non necessariamente fredda, però molto misurata. Ecco, guardate come nel Voluntary di Weasley
questa misurazione, questa compostezza, questa articolazione la si trova all'interno del linguaggio musicale che sceglie, però con una grandissima coloritura propria del periodo barocco, tanti trilli, tante fioriture che sono proprio l'espluat dell'allegrezza vitale del barocco. Ed ora andiamo in Italia e facciamoci riconoscere con un'allegrezza espressa in pieno stile italiano, con una pagina del giovane ed energico Giovanni Battista Pergolesi, compositore italiano di epoca barocca. Pergolesi compone questa pagina come se fosse un tempo di allegro di un concerto per archi. Pergolesi esprime l'allegrezza in una maniera viva, vitale, energica, luminosa, senza contenersi in niente. Ed è in questo tipicamente italiano. Se li mettiamo a paragone, ce ne rendiamo subito conto. Avete capito adesso che cosa intendo? Avete notato come soltanto in due semplici e brevi pagine musicali si può vedere l'abisso di differenze nell'esprimere il proprio cuore, la propria emozione, la propria interiorità
fra due popoli che addirittura fanno parte dello stesso continente, perché sono due popoli europei, l'Italia e l'Inghilterra. Questo cosa ci insegna? Ci insegna che per poterci confrontare con le persone che provengono dalle parti più disparate del mondo, prima di tutto dobbiamo tener presente che il nostro modo di esprimerci può essere radicalmente diverso, e a questo dobbiamo prestare attenzione, ragazzi miei, perché si rischia altrimenti di fraintendere e quindi di litigare di brutto. Invece, se noi teniamo presente che ogni popolo, ogni lingua, ogni etnia, ogni cultura ha le sue specifiche caratteristiche, nella conoscenza reciproca si genera il fenomeno della inculturazione, cioè del reciproco scambio di ricchezze, impressioni, emozioni e bellezza dell'arte. È una sfida? Sì, certo, è una sfida proprio per il nostro tempo, che vede i popoli così multiculturalmente mescolati. È un problema? Può esserlo se non ci capiamo e non ci conosciamo. Ed ecco che vediamo come anche il semplice studiare musica può essere un mezzo valido ed efficace per capire quanta bellezza possa uscire da popoli diversi e quanto si rischia di perdere se fra di noi non ci confrontiamo e non ci capiamo.